È un giorno importante per la cultura dello sport italiano, è un giorno importante per la cultura della pallavolo. È il giorno della presentazione del progetto Le guide della pallavolo, manuale allievo allenatore. Ho il piacere di introdurvi il tavolo dei relatori, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Carlo Magri, il CT nazionale seniores maschile Mauro Berruto, l'editore di questa iniziativa Roberto Calzetti e poi in fondo il responsabile un po' di tutto ciò, Marco Mencarelli, che è il CT nazionale seniores femminile. Cedo subito la parola al presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Carlo Magri. Perché questa è un'altra conferma molto, molto importante di quello che siamo. E ho pensato che proprio la parte tecnica della nostra federazione, mai come in questo momento, credo che sia stata all'avanguardia a livello internazionale, perché o sono matti, non fanno che cercare i nostri allenatori a livello maschile, a livello femminile. Evidentemente è una scuola che non dico che continua, ma sta progredendo. E naturalmente dalle manifestazioni come quella di oggi, dagli studi come quelli di oggi, si capisce perché c'è. Lo sport come spinta verso l'eccellenza. Non sono qui a dimostrare che la pallavolo è intrinsecamente superiore agli altri sport, non è mia intenzione farlo perché non è così, ma mi interessa ragionare sullo sport come spinta verso l'eccellenza. Tutto ciò che ho detto riguarda naturalmente delle competenze specifiche, no? Che fra poco verranno presentate e sarà proprio tema di questo libro parlare degli aspetti tecnici, no? Del nostro lavoro di allenatori. C'è un altro aspetto che è quello delle emozioni, che è altrettanto importante. Presento un po' la struttura di questo progetto, vari aspetti della struttura. Innanzitutto è un progetto articolato, come potete constatare, un progetto che si compone di un volume, quindi di un manuale per ogni step del percorso formativo per gli allenatori. L'organizzazione del testo di questi manuali questo che è realizzato, ma gli altri saranno sulla stessa struttura, è composto in questa maniera: un'introduzione che guida in quello che è il tema centrale, una prima parte che riguarda tutta la metodologia, ma sicuramente è quella necessaria per approfondire ulteriormente le conoscenze che sono organizzate nel testo. Deriva dal latino educare, trarre fuori, far uscire le potenzialità, che diceva il nostro commissario tecnico. Beh, la figura dell'allenatore, la figura dell'insegnante penso che possa essere posta al primo posto di queste categorie. E quindi un onore e un piacere far parte di questo progetto. Credo che sia un progetto lungimirante, Marco Mencarelli lo ha spiegato, abbiamo delle scadenze di qui al 2015, speriamo di mantenerle. Credo che nel manuale queste tecniche vengano sviscerate in maniera esemplare. Ecco, Marco Mencarelli ha fatto un gran lavoro in questo senso. Noi collaboratori abbiamo dato una mano, io per quello che mi riguarda, un po' per il settore che mi è più consono, quello maschile, ma anche e soprattutto, e qui volevo appunto arrivare, per la parte video.